non potete assolutamente mancare qui a Tokyo, a parte che c'è il vento, non sentirete niente, è Akihabara, il quartiere della gente nerd, che qui si chiama Otaku. Yodobashi Camera è uno dei negozi che qui ad Akihabara non potete assolutamente perdervi. Tutto quello che state cercando qui lo troverete sicuramente. Custode per iPhone 7, iPhone 7, iPhone 7, iPhone 7, queste sono tutte custodie, ragazzi, iPhone 7, iPhone 7, questo è tutto un reparto fatto di custodie, di cose, di robe, ma come diavolo si fa? Ecco, altro telefono che qui va tantissimo è l'Xperia, Sony Xperia, guardate quanti ne hanno, a manetta proprio, Sony, 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 Xperia, 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 eccoci qua. Ecco, io stavo cercando una custodia per qualsiasi altro telefono, non la potrete trovare. Qui dentro da Yodobashi Camera potete trovare queste station di ricarica per i vostri smartphone. Costa 100 yen 30 minuti, quindi buttate il telefono qua dentro e lo mettete in ricarica magari mentre fate shopping o mentre siete qua in giro. Guardiamo un po' di telefoni, innanzitutto vedo qua un P9 Lite, poi ho visto tantissime persone con questi Aquos. Vedete? Smartphone Aquos. E l'altra cosa che mi ha lasciato un po' così, che non conosco minimamente, è questo brand che si chiama Urbano, Urbano Home, con tre tasti qui. Aiuto! Per quanto riguarda invece Samsung, qua in Giappone esiste solo con il brand Galaxy e Samsung come nome non compare da nessuna parte, non si legge, ma qua dietro c'è scritto Galaxy. Questo è il punto vendita all'interno sempre di Yodobashi Camera, di Galaxy Shop. Ci sono un po' di smartwatch e l'unico smartphone presente è il Galaxy S7, nessuna traccia dell'S8 nuovo. Sumimasen, Galaxy S8, itsu hatsubai? Mada kimattenai. Hai. Arigato. Da sempre in Giappone sono andati tantissimo questi che sono dei Denshi Jisho, cioè dei dizionari elettronici. Io ne ho uno del 1800, bruttissimo, in bianco e nero, non ha neanche i tasti così in rilievo, proprio una roba disgustosa. Stavo guardando adesso perché tra l'altro Casio è uno dei produttori che si è più impegnato da sempre su questo tipo di prodotti che si chiamano X-Word, X-Wado come li chiamano loro. Questo è, si chiama Lesson Pod, a parte continuare a dar fastidio in continuazione, è un robottino che viene utilizzato per fare esercizi di conversazione in inglese. Infatti stavo guardando il video adesso per capire come funzionava. Costa solo 230 euro, indicati solo 230 euro, e potete parlarci insieme, fare conversazioni in inglese, ovviamente è dedicato a un pubblico che parla giapponese, ma è carinissimo. Ciao, Lesson Podo. Passiamo ora a questi cosi per cui io ho un dubbio amletico. A che diavolo serve? Innanzitutto, se digito, lui digita. E poi? Boh, servirà per scrivere tipo Word. Non ho altra spiegazione. Boh, a proposito di dizionari elettronici, questa è tutta la sezione di Denshi Jisho che hanno qui. Questi, più tutti questi. Cioè ne hanno una quantità industriale, vanno tantissimo da queste parti tra l'altro. C'è un mistero misterioso che mi affligge. Dove? Eccolo qua, per esempio Logitech, qua si chiama Logicool, il logo è quello, no? Così giusto per dire, tutto questo reparto qua sono solo e soltanto cartucce per le stampanti. Cartucce, 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 cartucce. Ma quante cacchio, tutte cartucce, ma cos'è? Ma perché? Quante esagerazioni questi giapponesi, ma perché così tante cartucce? Altro piano di Yodobashi Camera Akiba è dedicato alla fotografia, quindi ci sono macchine fotografiche ovunque, praticamente fino a là in fondo ci sono macchine fotografiche e poi anche telecamere. Ma la cosa che mi lascia più così è il reparto dei cavalletti, ne hanno una quantità industriale, cioè guardate qua, sono tutti cavalletti.
quanti cacchio ne hanno, cioè avete scelta, potete scegliere per qualsiasi tipo di cavalletto, no vabbè, cioè il regno dei cavalletti, qua di sicuro qualcosa di vostro gradimento lo trovate. Mazza, oh, quanti cavalletti. Dopo i cavalletti abbiamo il reparto dei binocoli. Ma quanti cacchio ce ne sono? Ma a cosa gli servono soprattutto? Va bene, binocoli, binocoli, binocoli per tutti i gusti. Questo è un monocoli. Terra! La cosa che mi sono sempre domandata è come mai abbiano tutta questa immensa scelta per qualsiasi genere merceologico. Per esempio, queste sono cuffie in-ear, non in-ear, di qualsiasi genere, hanno tutti i colori, tutti i modelli, tutti i tipi, cioè qualsiasi cosa. Voi pensate, aiuto, ne ho appena buttato giù uno, pensate qualcosa e qui lo troverete, a parte che è uno dei negozi più grandi che hanno da queste parti, ma ce ne sono, guardate. Cuffie, cuffie, cuffie. Sono tecnologicamente avanzatissimi, ma hanno tantissima scelta rispetto a noi. Sony ovviamente non poteva mancare. Qui invece abbiamo la moltiplicazione dei pani e dei bollitori. Questo è il primo pezzo di bollitore, questo è tutto il resto dei bollitori che potete trovare qui da Yodobashi Camera. Ma perché, mi chiedo, ma saranno tutti uguali, dai? Tranne il Balmuda, che mi sembra una roba molto elegante. Sarà mica per il caffè sta roba? Sì, forse sì, una caffettiera. Sesto e ultimo piano di Yodobashi Camera qui ad Akiba è dedicato a giochi, giocattoli, modellismo e puzzle. Andiamoli a vedere. Il modellismo in Italia non lo trovereste in nessun negozio di questo genere, invece qua ci sono tantissimi model kit di Gundam. Guardate, questi sono tutti model kit di Gundam, qua sopra li trovate già montati in modo da vedere qual è il risultato finale. Avete gli high grade, dove sono i master grade? Non ci sono. High grade, non ci sono, sono tutti gli oggetti. Questi invece sono tutti gli oggetti che servono per tagliare, sistemare i pezzi, unirli, quindi ci sono, c'è di tutto. Guardate quanta gente super interessata a questa roba di modellismo, colle, di tutto, c'è veramente di tutto. No, ci sono i Gunpla, no, che carini i Gunpla di Yokai Watch. Teneri. Devo andare via da questo posto, devo andare via, vai via, vai via. Scappa, scappa, corri, corri, scappa, scappa, corri, corri, scappa, scappa da questo posto. Inferno, via, portafoglio. Dragon Quest in Giappone è veramente amatissimo. Infatti ci sono sezioni e sezioni dedicate a Dragon Quest. Questo invece è tutto il reparto videogiochi di Yodobashi Camera qui al sesto piano. No, lo slime d'argento, bellissimo. Ma è bellissimo. Portachiavi, slime come se piovesse. Oh mio Dio. No. No, qua ci mettete i vostri danari. Cioè ci stanno due soldi qua dentro, ma fa niente. L'ultimo reparto che voglio farvi vedere qua di Yodobashi Camera, e poi direi che la smetto, è il reparto dedicato ai puzzle, che termina più o meno là in fondo. Ci sono puzzle di ogni genere, ma quelli che preferisco di più, scusate, puzzle, dove cacchio sono quelli che piacciono a me? Allora, i puzzle che piacciono a me sono quelli di Disney, che sono spettacolari perché hanno dei design che sono bellissimi. Questo qua è quello che ho regalato a Erika l'anno scorso, ma era in versione molto più immensa. Ecco, per esempio, questo è il puzzle che io ho a casa, quello che vedete nei video, però esistono anche, vedete, di questo genere, oppure, oh mio Dio, questo è bellissimo, da 500 pezzi, ma è piccolo. Ci sono i puzzle di Nintendo, quindi abbiamo Splatoon, abbiamo Yokai Watch, i puzzle 300 pezzi di Super Mario. Aiuto, non riesco a prenderlo.
puzzle 300 pezzi di Super Mario, Yo-Kai Watch, cosa c'è d'altro? No, bellissimo, questo è Your Name, se non l'avete visto vedurlo perché è bellissimo, questo puzzle mi sa di una roba super fighissima. Direi che questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto, io corro a fare la diretta con Radio Number One, bacio a tutti!